Conte manda medici a bordo dopo il rifiuto di Malta e il centrodestra con Salvini. Accuse da sinistra, razzisti nella ridda di applausi e polemiche seguite alla mossa di Matteo Salvini e Danilo Toninelli, che hanno cambiato passo all'accoglienza chiudendo i porti e richiamando Malta alle sue responsabilità dopo i tanti respingimenti. Spicca il basso profilo tenuto dal premier, Giuseppe Conte. Solo in serata, dopo essersi consultato a Palazzo Chigi con Di Maio e Salvini, interviene sulla questione. Al premier maltese ho chiesto di farsi carico almeno del soccorso umanitario, ma Maspiat ha detto di comprendere la situazione ma non ha assicurato alcun intervento. E così mentre i suoi ministri lanciarono l'offensivo, Conte si è riservato un ruolo più moderato, annunciando di aver inviato due motovedette con medici a bordo per garantire la salute delle persone sull'Aquarius. Il premier non rinuncia però a prendere il caso Malta come esempio del disinteresse europeo verso la questione migranti. L'Italia si ritrova ad affrontare in totale solitudine l'emergenza, e ricorda di aver posto la questione al G7, insistendo per una riforma di Dublino che apra una gestione condivisa dei flussi migratori. Conte non infiamma il dibattito insomma, ma di certo non dà soddisfazione al reggente del PD, Maurizio Martino, che prima nega l'esistenza stessa dell'emergenza. E poi bussa alle porte di Palazzo Chigi, chiudere i porti in questo modo può portare solo a gravi rischi umanitari. Il presidente Conte assume un'iniziativa. Arrivano invece applausi unanimi dal centro-destra, schierato a favore di Salvini e di quel gesto di coraggio che tutti ci aspettavamo, come riassume Gianni. E sta con Salvini pure Forza Italia, e il portavoce Giorgio Ognone ricorda come la grande generosità e il senso di responsabilità degli italiani e dei suoi militari non può essere mortificata dalla irresponsabilità. Bene fa Salvini, conclude il parlamentare azzurro, pretendere chiarezza sul confine tra azioni umanitarie e doveri di accoglienza dei singoli stati. Con la scelta del leader leghista è allineata anche Giorgia Meloni, ma la presidente di FD chiama in causa l'UE. Bisogna chiedere, l'India, una missione europea per attuare un blocco navale a largo della linea. E più che chiudere i porti, dovremmo pensare al sequestro delle navi delle ONG. Mentre l'azzurra Laura Ravetto, che pure saluta con favore l'iniziativa di Salvini, solleva qualche dubbio sulla compattezza dell'esecutivo, se chiede al ministro dell'interno di spiegare al suo collega Toninelli che è necessario impartire direttive differenti di ingaggio per il salvataggio in mare alla Guardia Costiera. Si evocano invece scenari catastrofici. L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, Salvini, twitta la deputata di Lega, chiude i porti. Poi chiuderà le strade. Poi ci chiuderà in casa. Dopodiché, quando non avrà più nulla da chiudere se non i suoi vergognosi profili social, avrà raggiunto il suo obiettivo, un paese isolato, riportato ai tempi di sua nonna. Nel dibattito entra a gamba tesa pure il fondatore di Emergency Gino Strada, che intervistato da Lucia Annunziata a mezz'ora in più spara a zero su Salvini e sul suo predecessore Marco Bonino, gente che non ha nessuna considerazione per la vita degli esseri umani. Ora che ho più di 70 anni, taglia corto strada, non avrei mai pensato di vedere ancora dei ministri razzisti o sbirri nel mio paese. Si mantiene su uno sdegno bipartisano il presidente PD Matteo Orfini, commentando la sfida assurda tra Salvini e Marco, non so chi vincerà. Ma di certo perdere sarà la civiltà. Mentre secondo il fondatore di Possibile, la chiusura dei porti decisa dal criminale in polemica con Malta è una propaganda giocata sulle vite umane, tra cui molti bambini, a onde aperte e risboccano pure i sindaci disobbedienti. Luigi
De Magistris da Napoli e Leonica Orlando da Palermo si fanno avanti, vanno all'attacco del ministro dell'interno che viola la legge internazionale, Chiosa è il primo cittadino siciliano, e offrono i porti delle rispettive città per salvare vite, senza soldi, come spiega De Magistris.